un po' sofferto perché vedevo proprio Penelope. Allora un po' mi irritava questa Gloria che stava lì, che soccombeva, che accettava questi tradimenti di questo marito, che era tutta dedicata solo esclusivamente ai figli, rinunciando anche a una sua emancipazione. Poi invece è un bellissimo ruolo perché poi invece è una donna che di fronte appunto alle sorprese della vita, che sono quelle appunto che ci succedono inevitabilmente tutti quanti, devo dire che in maniera molto pacata, molto femminile, molto da donna, con la D maiuscola, e molto anche nella gestione di tutti questi non detti, di tutti questi appunto non si capisce mai chi dice la verità, in che modo lei riesce a cambiare la sua vita anche concedendosi il rischio, no? E la possibilità di innamorarsi di un altro uomo. Però insomma è quello che succede nella vita. Certo, stai in una situazione un po' scomoda, io mi penavo per Gloria, perché insomma, povera Gloria, quando poi si ritrova il marito che ritorna dopo il grande miracolo, insomma, stava, era una bella faccenda, bella complicata da gestire. Per fortuna era Gloria e non io. E quindi insomma, ovviamente da attrice recitare e trovarsi a raccontare un personaggio che ha dei conflitti così grandi, così forti, è molto affascinante. Poi è vero, io ho adorato stare nelle pannocchie e correre in mezzo alla campagna. Siamo stati una bellissima famiglia. È vero che Riccardo ha creato, credo, io ho visto solo una puntata, è vero che Riccardo ha inventato credo un suo stile molto particolare di raccontare questa storia che mi ha molto stupita, perché poi insomma adesso è passato quasi un anno, quasi non li riconosco i miei figli, cioè, no, perché poi passa il tempo e anche noi da quello che uno legge sulla carta e poi quello che poi viene nelle immagini ogni volta è una grande sorpresa. E quindi in bocca al lupo a tutti quanti noi. Grazie. Grazie, Lucrezia.